liste d'attesa accomodate per amici e parenti, denunce dei NAS a Catania e Palermo, violazioni sono state riscontrate anche ad Agrigento. Non ci hanno fatto niente se dopo tanti anni per questo compleanno sono presenti tutte le istituzioni e il ministro dell'interno, noi continueremo ad essere presenti in questa città. Così Tina Montinaro, moglie di Antonio, caposcorta del giudice Falcone, morto nell'attentato di Capaci del 92. Ad Agrigento la Fondazione Teatro Pirandello presenta la straordinaria stagione 2023-2024 con la direzione artistica di Francesco Bellomo. Domani domenica 10 settembre con inizio alle ore 15 al via il campionato di Serie D Girone I. Alla prima allo stadio Esteneto c'è il derby Acragas-Licata. Bentrovati, buon fine settimana dal telegiornale di studio 98. Liste d'attesa accomodate per amici e parenti, denunce dei NAS a Catania e Palermo, violazioni sono state riscontrate anche ad Agrigento, i particolari. Avrebbe eseguito visite ambulatoriali a pazienti senza la prenotazione del CUP. Li avrebbe favoriti bypassando il sistema delle liste di attesa e omettendo di chiedere il pagamento del ticket. Il tutto ovviamente ai danni del Servizio Sanitario Regionale. Per questo i carabinieri dei NAS hanno denunciato a piede libero un ortopedico di Catania. Si tratta di un medico di ortopedia di un presidio ospedaliero e la denuncia rientra nell'ambito del servizio svolto dal nucleo antisofisticazione di concerto con il Ministero della Salute in tutta Italia. L'obiettivo dei controlli era verificare la gestione delle liste d'attesa pubbliche per prestazioni ambulatoriali, visite specialistiche ed esami diagnostici. Le ispezioni sono state eseguite presso presidi ospedalieri e ambulatori delle aziende sanitarie e hanno riguardato anche gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché le strutture private accreditate. I controlli in tutto hanno riguardato 1.364 strutture in tutta Italia e hanno portato a 26 denunce nel paese, tra medici e infermieri, tra cui due a Catania e Palermo. Le accuse vanno dal falso ideologico e materiale fino alla truffa, al peculato e all'interruzione di pubblico servizio. Il caso di Catania, insieme a quelli scoperti a Milano, Torino e Perugia, è ritenuto tra i più rilevanti. In questi casi, infatti, si tratterebbe di medici che avrebbero favorito conoscenti e propri pazienti privati, stravolgendo del tutto le liste d'attesa. In questo modo avrebbero consentito a pochi raccomandati di essere sottoposti a prestazioni in una data antecedente rispetto a quella della prenotazione, eludendo tutte le classi di priorità. Si chiamava Benito Milione e aveva 34 anni, l'uomo di Santa Margherita Belice, morto dopo essere stato coinvolto lo scorso 30 luglio in un grave incidente stradale che si era verificato nel Trapanese lungo la provinciale Partanna Selinunte all'altezza dello svincolo per la strada statale 115. Milione, che lavorava come cameriere in un noto ristorante del suo paese, era rimasto gravemente ferito nello scontro frontale tra l'auto su cui viaggiava e un'altra vettura che procedeva in senso di marcia opposto. Con lui erano rimaste ferite altre 4 persone. Sin da subito le condizioni di Benny, come lo chiamavano gli amici, sono apparse gravissime ai sanitari che lo hanno soccorso, trasferito d'urgenza al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo. Purtroppo non si è più ripreso. Nelle scorse ore il decesso, 40 giorni dopo lo schianto. Il sindaco di Santa Margherita Belice, Gaspare Viola, ha proclamato per il giorno dei funerali il lutto cittadino, disponendo l'esposizione a mezz'asta delle bandiere. E di una donna morta, 2 feriti in codice rosso e altri 3 con lievi contusioni in tutto il corpo, il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di ieri lungo la provinciale 16, il rettilineo di Lentina che conduce a Custonaci nel Trapanese. Si tratta dello stesso rettilineo dove a marzo scorso, sempre a causa di un incidente stradale,
morirono 6 persone, mentre una settima rimase gravemente ferita. L'incidente di ieri ha coinvolto 3 automobili, una Fiat Uno, una Giulietta e una Opel Mokka. Sul posto per estrarre i feriti dalle vetture sono intervenuti i vigili del fuoco, presenti anche 3 ambulanze del 118 che hanno immediatamente soccorso i feriti e li hanno trasportati al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate di Trapani. Una di loro non ce l'ha fatta. A tutta velocità da Porto Empedocle a San Leone, non fermandosi all'alt dei carabinieri e proseguendo la sua folle corsa fino allo scontro con una volante. Il conducente di una Fiat Panda, un 47enne originario di Catania ma residente ad Agrigento, ha dato vita ad un inseguimento da film dopo aver forzato un posto di blocco. Da Porto Empedocle ha percorso diversi chilometri ad altissima velocità fino a raggiungere la zona balneare agrigentina. Violentissimo l'impatto con l'auto della polizia avvenuto vicino alla rotatoria che collega Viale Cannatello con via Cavalieri Magazzeni. 2 agenti e un carabiniere sono rimasti feriti e sono stati trasportati all'ospedale. Ferito anche l'automobilista portato dal 118 al pronto soccorso ed è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Un murale raffigurante Marisa Leo, la donna di 39 anni, originaria di Salemi, uccisa nelle campagne tra Marsale e Mazara del Vallo dall'ex compagno Angelo Reina, 42 anni, che poi si è suicidato, è stato realizzato a Marsala su una delle pareti sotto l'arco di Porta Garibaldi dall'artista Fabio Ingrassia. Il murale raffigura la donna in giacca rossa che tiene in mano un cartello sul quale è scritto «La mia essenza non è merce di scambio, stop violenza». Intanto l'associazione Donne del Vino ha pensato di istituire una borsa di studio per la figlia di Marisa. Bisogna pensare immediatamente al suo futuro, lo dice la responsabile Roberta Urso. Dell'organismo faceva parte anche Marisa Leo. Per ora, aggiunge Urso, la bambina sarà accudita dai nonni, che sono persone dolcissime che sicuramente si occuperanno di lei con amore, ma i nonni non sono eterni e quando la bambina sarà matura avrà bisogno di supporto. Noi questo supporto vogliamo crearlo sin da adesso per provare a garantirle serenità per quanto sarà diventata una giovane donna. E proprio Marisa Leo nel 2019 aveva registrato un video contro la violenza di genere. Vediamolo. È un miracolo, una forza così piccola ma così dirompente. È una vita che cresce al ritmo di 2 cuori che battono insieme. Donna, mamma, tu lavori, tu progetti, tu crei e sei fantastica per come lo fai. Tu cadi, ti rialzi, piangi ma non molli e sei perfetta così come sei. Donna, mamma, tu non sei sola. Oggi più che mai, nel giorno in cui Antonio Montinaro avrebbe compiuto 61 anni, io posso dire ancora una volta non ci hanno fatto niente. Se dopo tanti anni per questo compleanno sono presenti tutte le istituzioni e il ministro dell'Interno, veramente non ci hanno fatto niente e noi continueremo ad essere presenti in questa città. Così Tina Montinaro, moglie del capo scorta del giudice Falcone, morto nell'attentato di Capaci del 1992. Vediamo. Ringrazio il ministro che mi è sempre stato accanto e oggi più che mai io posso dire non ci hanno fatto niente, ministro, perché oggi è il compleanno di Antonio Montinaro, avrebbe compiuto 61 anni e allora dico se dopo tanti anni a questo compleanno sono presenti tutte le istituzioni e il ministro Piantedosi, veramente non ci hanno fatto niente in questa città. E noi continueremo a essere presenti. E ringrazio più di tutti quanti gli altri i miei figli Gaetano e Giovanni, che sono le mie colonne, quelle che mi danno la spinta di andare avanti.
Quindi grazie, grazie a tutti quanti per essere venuti. 11 fucili, 3 revolver e 684 cartucce a pallini calibro 12 sono stati ritirati in via cautelativa perché il proprietario non aveva più i requisiti previsti dalla legge per detenere armi e munizioni. La polizia di Sciacca, su direttiva del questore di Agrigento Emanuele Ricifari, ha effettuato dei servizi straordinari di controllo a Ribera, Lucca Sicula e Burgio, ispezionate assieme ai funzionari del servizio Servizio igiene degli alimenti e nutrizione, anche diversi ristoranti, bar, gelaterie, bar, pasticceria di Sciacca, in 4 casi, elevando sanzioni per complessivi 11.000 euro, sono state contestate violazioni alle misure igienico-sanitarie degli alimenti. Il colonnello Vittorio Stingo dopo 3 anni lascia la città, come abbiamo visto ieri, e la guida del comando provinciale dei carabinieri di Agrigento. Al suo posto subentra il colonnello Nicola De Tullio, proveniente dal gruppo Carabinieri Castello di Cisterna, con competenza territoriale su 45 comuni della provincia di Napoli. In quel luogo ha trascorso gli ultimi 3 anni impegnativi, in cui ha affrontato questioni delicate di ordine e sicurezza pubblica in un territorio caratterizzato da fenomeni di criminalità strutturata. Il colonnello De Tullio, uomo affabile e valido elemento della benemerita, lunedì mattina si insedierà al comando provinciale Carabinieri di Agrigento. Le operazioni di soccorso si sono rivelate piuttosto complesse. Un operaio addetto alla manutenzione dei contatori idrici è caduto da un'altezza di circa 2 metri ed è finito all'interno di un intercapedine a ridosso di un palazzo, e lì è rimasto intrappolato. A soccorrerlo, portandolo in salvo e affidandolo alle cure dei sanitari del 118, sono stati ieri mattina i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. L'incidente sul lavoro si è verificato in una palazzina della via Crone, con ingresso anche dalla sottostante via Dante ad Agrigento. È stato trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso. Ha riportato alcuni traumi, ma per sua fortuna non versa in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento, i quali hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto. Non è ancora chiaro quale è stata la causa che ha provocato l'incidente. Ad Agrigento la Fondazione Teatro Pirandello presenta la straordinaria stagione 2023-2024 con la direzione artistica di Francesco Bellomo. Le interviste. Francesco Bellomo, importanti novità per la stagione teatrale 2023-2024. Il Teatro Pirandello, in particolare la stagione del Teatro Pirandello, è in continua evoluzione. Quest'anno, dopo gli ottimi successi conseguiti dal nostro management e la mia direzione artistica, abbiamo predisposto un cartellone molto robusto con autori importanti. Addirittura abbiamo un regista internazionale che è Peter Stein, che sarà ospite con il compleanno nella nostra stagione. Abbiamo nomi di grande richiamo, da Edoardo Leo, che in questo momento è una delle star cinematografiche più importanti, a personaggi televisivi come Pino Insegno, ad altri personaggi come Carlo Bucci Rosso, Barbara De Rossi, Gianfranco Iannuzzo, oltre l'evergreen Pippo Pattavina, per poi guardare titoli come Assassino nella cattedrale di Eliot oppure Todomodo. Devo dire una stagione molto ben strutturata, dove ci si diverte, si riflette e c'è anche un teatro impegnato, ma la cosa di cui tutti noi siamo molto contenti è che Agrigento ha un cartellone all'altezza delle città più importanti d'Italia, e questo ritengo che sia veramente un fiore all'occhiello per la nostra gestione, per quanto riguarda la mia direzione artistica, ma anche per quanto riguarda il CDA che mi ha sostenuto in tutte queste scelte. Quindi una stagione veramente di alto livello qualitativo, e siamo contenti di questo e speranzosi che il pubblico possa gradire. Siamo pronti per la nuova stagione teatrale e devo ringraziare gli attori principali, in questo caso sono
il Francesco Bellomo, il direttore artistico, anche il direttore del teatro, Salvo Prestia, e il presidente, l'avvocato Alessandro Patti. L'impegno è stato massimo, hanno cercato loro di misurarsi e di superare quello che già l'anno scorso hanno fatto. Naturalmente le prospettive sono diverse. Una delle novità che adesso ricordo è quella che ci sarà sicuramente una comunione di intenti, ci sarà uno scambio culturale anche con le altre 9 città finaliste, perché già con Aosta ci saranno delle rappresentazioni teatrali che poi verranno scambiate con Agrigente. Così lo stesso voglio fare con tutte le altre 9 città. Per esempio, già la settimana scorsa, quando noi abbiamo fatto quella manifestazione dove ho invitato i 9 sindaci delle città e sono riuscito a trasformare una competizione in una cooperazione, dovete sapere che già 2 o 3 città, non ricordo quali per adesso, Spoleto sicuro, hanno ingaggiato già per esempio un nostro regista agrigentino. Questo per me è un momento d'orgoglio. Il regista è Marco Savatteri, che li ha impressionati con la sua arte teatrale, e sicuramente loro andranno a rappresentare Agrigento nel resto d'Italia. Mi pare anche questo un cartellone di altissimo profilo e di altissimo livello. La cosa che tengo a dire è che anche questo cartellone, così come quello passato, accaduto dal nostro insediamento, è figlio delle indicazioni specifiche ed espresse che ci sono arrivate dal nostro pubblico, col quale noi abbiamo cercato di mantenere un contatto diretto attraverso i nostri canali di comunicazione, sistemi di comunicazione, il sito, WhatsApp, i social. Ogni volta a fine anno sottoponiamo a tutto il pubblico un sondaggio di gradimento su tutti i singoli spettacoli, e di questa indicazione abbiamo tenuto conto, e il frutto di questo è la proposta che ci ha sottoposto il nostro direttore artistico, un cartellone molto eclettico, così come piace al nostro pubblico, quindi dal teatro classico al contemporaneo, passando per il brillante e senza mai rinunciare a 2 pietre miliari, e mi riferisco a Pirandello e Sciascia, che anche quest'anno saranno presenti. Pirandello con Pensaci Giacomino, Sciascia con un Todo Modo che addirittura è quello che darà l'avvio alla stagione teatrale, con una prima nazionale, con un Todo Modo in la versione teatrale reca la firma di Matteo Collura, la regia è di Fabrizio Catalano, cioè il nipote di Leonardo Sciascia, quindi una cosa sicuramente di altissimo profilo. E per il resto ovviamente le nostre aspettative sono significative, perché capite bene che questa stagione, quindi 23-24, farà da apripista insomma per il 2025, quindi siamo proiettati in quell'ottica. Anche quest'anno cercheremo di variegare quanto più possibile la nostra offerta culturale oltre al tradizionale cartellone. Come sapete, abbiamo avviato prestigiose collaborazioni, e tutto questo ovviamente il nostro auspicio è che possa poi portarci nel 2025 a fare in modo che il glorioso Teatro Pirandello sia protagonista di primo ordine di tutti gli eventi che ci saranno in occasione di Agrigento, capitale della cultura. Nei giorni scorsi, con un nostro articolo su Nota dei genitori dei bambini disabili di Racalmuto, avevamo sollevato la delicata questione in merito a servizio supportati dalle assistenti ASACOM, che non poteva partire sin dal primo giorno per mancanza di risorse economiche. Ebbene, c'è stato un incontro in cui si è cercato di trovare una soluzione, la presenza del rappresentante della delegazione dei genitori dei bambini disabili Giovanni Bello, nonché presente anche le famiglie, i dirigenti dei servizi sociali e il vice sindaco Angelo Curto. È stato convenuto che servizio alla riapertura dell'anno scolastico, cioè il 12 settembre, partirà, ma a mezzo servizio. I bambini disabili fino al 30 settembre saranno supportati dalle relative assistenti ASACOM per 2 ore al giorno, una decisione che al momento accontenta tutti, in attesa di rendere operativa a 360 gradi dal 1 ottobre l'attività di assistenza. Sulla vicenda interviene l'assessore al ramo Angelo Curto, che ribadisce: è intendimento di questa amministrazione comunale garantire il diritto allo studio dei bambini diversamente abili afferenti alla scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado a partire dal primo giorno di scuola.
Ad Agrigento, lunedì prossimo 11 settembre, inizieranno le lezioni all'Istituto Scolastico Leonardo Sciascia, presieduto da Milena Siracusa, alle ore 8:45 per gli studenti delle classi prime e per i loro genitori che potranno partecipare alle attività organizzate nell'ambito del progetto Accoglienza. Martedì 12 settembre a scuola tutte le altre classi dalle ore 8 per i corsi diurni nella sede di Agrigento e dalle ore 16:30 per i corsi serali nella sede di Porta Empedocle. Inizio lezioni anche al liceo psicopedagogico Politi di Agrigento. Al Circolo di Cultura di Sciacca celebrato il centenario della nascita di Italo Calvino. Le interviste. Gisella Mondino, sono in corso le celebrazioni per il centenario della nascita di Italo Calvino, scrittore simbolo del secondo Novecento, che ci insegna che, tra le altre cose, che la leggerezza può salvarci. Da cosa può salvarci la leggerezza e cos'è la leggerezza per Italo Calvino? La leggerezza per Italo Calvino è la capacità che ha la scrittura e la letteratura di riuscire a dare voce anche ai contrasti, ai conflitti della condizione umana, dell'uomo e del suo rapporto col cosmo, ma farlo anche con quella capacità che si riesce a dare senso nuovamente alle cose. Ecco, il messaggio calviniano è un messaggio di speranza, è un messaggio che prova a conciliare le contraddizioni, prova anche a farci scoprire la necessità a volte di riconoscere il dimidimento che c'è all'interno di ciascuno di noi, il contrasto tra il bene e il male, il bello e il brutto, il buono e il cattivo. Ecco, Calvino con la leggerezza riesce a ricomporre tutti questi aspetti conflittuali, antitetici, che facevano parte dell'uomo degli anni 80, fanno parte dell'uomo di oggi, ma fanno parte anche dell'uomo di ogni epoca, tant'è che Calvino si affida anche al fantastico, al mito, proprio per riuscire a dare voce a questa condizione universale dell'umanità. Ecco, a tal proposito, la sua scrittura, a suo avviso, ha contribuito alla, diciamo, ricostruzione morale dell'umanità provata dai grandi conflitti? Sì. Decisamente. Questo Calvino lo ha fatto non soltanto con il racconto di Pin del Sentiero dei Nidi di Ragno, che è il primo romanzo, ma lo ha fatto con i nostri antenati, quindi col Fantastico, lo ha fatto con Palomar, lo ha fatto anche con le ultimissime produzioni letterarie, quelle in cui Calvino prova addirittura a giocare con la scrittura, fare una scrittura combinatoria, una scrittura costruita sui numeri, sulle formule matematiche. Cioè, l'attenzione che ha avuto Calvino per tutti i vari aspetti della condizione umana poi si traducono in una scrittura che oggi è un classico. Ecco, Calvino ha questo grande merito ancora oggi per noi, che è quello di averci aiutato a riscoprire l'importanza e il valore dei classici, e proprio questo suo valore aggiunto consente a noi oggi di parlare di Calvino come decisamente un classico. Dunque, perché Enzo Randazzo, Calvino appare come lo scrittore italiano per antonomasia? Ma intanto perché, pur partecipando del clima culturale del suo tempo, quindi del neorealismo, ma anche dei rapporti con la cultura francese, Calvino, come tutti i grandi, supera anche le correnti da cui nasce, crea un modo di scrivere molto originale. Lui è uno scrittore di respiro europeo e internazionale, e quindi si apre molto allo sperimentalismo, perché cambia genere, cambia opinione, è un antidogmatico per eccellenza, quindi anche certe sue fedi politiche vengono messe in discussione e criticate da lui stesso, poi più avanti con altre opere. E però questa sua coscienza mantiene sempre una vigilanza forte verso l'uomo, un'attenzione forte ai bisogni dell'uomo e alla difficoltà dell'uomo del proprio tempo, al progredire della scienza, ai conflitti tra letteratura e scienza, in qualche modo, che lui poi nell'ultima parte della sua vita fu oggetto anche di alcuni suoi racconti. Insomma, respira quella grandezza che fa sì che tutti possiamo rileggerlo anche oggi come se fosse scritto per noi, come se fosse un messaggio attuale, anche come i grandi a cui lui si è ispirato del resto.
cosa ha in comune Italo Calvino con Enzo Randazzo nella scrittura? Questa voglia di sperimentarsi io la riconosco e me la ritrovo tutta intera, per la verità, no? Anche io non ho mai dato per scontato niente in ciò che ho scritto, niente è stato vangelo, niente è stato definitivo. E continuo ancora oggi a divertirmi, a sperimentare diverse esperienze in genere letterarie. Per esempio l'ultimo è stato un romanzo autobiografico generazionale, scrivo, mi è sempre piaciuto. Mi accingo adesso a scrivere un giallo horror che non ho mai scritto. Mentre ho sempre più transitato presso fantasmi, e questo è un altro elemento che ci lega, tra l'altro, come passione con Calvino. Ma soprattutto è la freschezza e la brillantezza di Calvino che mi piacerebbe raggiungere e che probabilmente rimarrà solo un obiettivo, un traguardo, insomma, mentre per lui è stata una realizzazione effettiva. Domani domenica 10 settembre con inizio alle ore 15 al via il campionato di Serie D Girone I. Alla prima allo Stadio Seneto c'è il derby Acragas-Licata. Le interviste a Marco Rossi, difensore centrale, mister Marco Coppa. Marco Rossi, ci siamo, inizia il campionato e inizia con un derby da non perdere, Acragas-Licata, partita che promette tante emozioni. Sì, è una partita importante davanti al nostro pubblico, ci teniamo a fare bene, soprattutto per la città, dato che è un derby molto sentito, soprattutto perché è anche la prima di campionato, quindi ci teniamo a partire bene. Come sta l'Acragas, come è arrivata a questa partita molto importante? Ma stiamo bene, abbiamo già fatto due partite ufficiali che comunque ci hanno dato già minuti nelle gambe, siamo fiduciosi per questo inizio di campionato. I derby, si sa, sono partite senza pronostico. Cosa potrebbe fare la differenza domenica tra Acragas e Licata? Il fattore campo, quanto è importante? Ma sicuramente l'aiuto del nostro pubblico sarà fondamentale. Giochiamo in casa, quindi dobbiamo puntare a fare bene ed ottenere i tre punti. Parlando un po' di inizio stagione, perché hai scelto l'Acragas? Ma comunque è un progetto importante, una società storica, quindi che vuole fare bene, quindi non ci sono stati dubbi, ecco, sulla scelta. Che messaggio vuoi lanciare, tifosi biancazzurri? Ma sicuramente li aspettiamo tutti allo stadio per sostenerci, noi daremo il massimo domenica per portare a casa i tre punti. Ma è inutile negare il fatto che sia una partita come le altre. Il derby è qua, è un derby sentitissimo. E tutti noi nuovi, parlo di me, dei calciatori che non erano mai stati qui all'Acragas, hanno capito da subito quale settimana di lavoro ci attendeva. Ogni giorno che si avvicina di più a questa partita aumenta la concentrazione, aumenta la tensione, però lavorando sempre con la solita anche serenità, perché comunque deve accompagnarci anche la serenità, altrimenti la tensione e la concentrazione potrebbero fare brutti scherzi, per cui cerchiamo di trovare un equilibrio nella gestione della settimana, sapendo di affrontare un'ottima squadra, sapendo di affrontare un allenatore che credo che sia fra gli allenatori più importanti di questa categoria. E noi dobbiamo scendere in campo con grande umiltà, che è quella che fino ad oggi ci ha contraddistinto. Come arrivate a questa super sfida? Ah, devo dire che vedendo gli ultimi allenamenti credo che la squadra abbia recuperato anche qualcosa da un punto di vista atletico che sembrava fosse perso nell'ultima partita contro il Ragusa. Invece io ho visto i ragazzi negli ultimi allenamenti, nelle ultime sedute fino a quella di oggi, ho visto i ragazzi stare bene anche sotto il profilo atletico. Dobbiamo semplicemente adesso stare sul pezzo con la testa anche fuori dallo stadio, mentre siamo a casa, mentre siamo in albergo, mentre siamo al ristorante. Dobbiamo vivere questa partita come tutte le altre, sapendo però che non possiamo nasconderci dietro un dito e il derby è derby. Il derby è una partita impronosticabile. Cosa potrebbe fare la differenza? No, non lo so, perché come hai detto tu il derby è una partita speciale. Io credo che la differenza la possono fare tanti fattori, non soltanto uno. Io credo che bisogna combinare, domenica bisogna scendere in campo e combinare una serie di fattori, metterli insieme. E ho detto prima la giusta tensione, la giusta concentrazione, la giusta applicazione, la giusta rabbia agonistica. E la giusta attenzione, ma credo però prima di tutto la giusta passione e fame, perché io le faccio camminare insieme.
non c'è passione senza fame, secondo me, per cui speriamo di avere la fame giusta. L'Akragas finora in Coppa Italia, nelle due vittorie consecutive, ha azzeccato, indovinato l'approccio alla partita. Sì, questo potrebbe fare la differenza domenica? Questo credo che faccia la differenza domenica, ma per tutte le altre partite. Io credo che l'approccio sia determinante, i primi 10 minuti di una partita di calcio credo che siano determinanti per noi stessi e anche un po' per gli avversari. Io credo che l'approccio non debba essere mai sbagliato. Questo dipenderà tanto da me, ma dipenderà anche dai ragazzi che credo che, per quello che mi hanno fatto intendere, abbiano tanta voglia di dimostrare e di fare un regalo ai tifosi, perché sanno benissimo i tifosi a quanto tengono a questa partita dopo tanto tempo, dopo 10 anni che non accadeva e dopo 17 anni che non si poteva assistere ad una festa. Credo che sia una festa bellissima, perché ci saranno gli spalti aperti anche per i tifosi avversari, per cui speriamo sia una bellissima giornata di sport, ma poi anche con un epilogo a nostro favore per quanto riguarda il risultato calcistico. Basket, la Fortitudo Moncada Grigento, targata 2023-2024, debutta oggi in Supercoppa Porta Empedocle al Pala Moncada dalle ore 19 contro Nardò. L'altra squadra del girone è Trapani. L'ingresso è gratuito, primo test vero tra due squadre di A2. È tutto, non c'è altro. Grazie per la cortesa attenzione. Buon fine settimana a tutti. Le previsioni del tempo. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni. Tutto sommato buone notizie per il fine settimana, soprattutto per chi ama il caldo, perché si allontana la zona di bassa pressione che ancora nelle ultime ore ha portato un po' di instabilità nelle nostre estreme regioni meridionali. In tutta Italia pressione atmosferica in aumento. Controlliamo la nuvolosità attesa sul nostro paese e sì, all'estremo sud sarà ancora presente qualche annuvolamento, soprattutto nel Salento, in Calabria e sulla Sicilia centro-orientale, ma in realtà con poche conseguenze. Se vediamo infatti la previsione delle precipitazioni, vediamo sempre più sparire queste macchioline azzurre dal nostro paese. Insomma, bene o male, grandi cose non capitano e così ci attende un sabato di sole. Sole da nord a sud, qualche residuo annuvolamento nelle estreme regioni meridionali, ma soprattutto sabato caldo, temperature fino anche a 31-32 gradi all'ombra, al sole anche qualcosa in più, quindi siamo di gran lunga sopra la norma, però di notte a primo mattino aria più frizzantina, almeno dormiamo bene. Per tutti i dettagli sulle vostre località consultate l'app di Trebi Meteo.